Stiamo per registrare un nuovo episodio degli anime della nostra infanzia, ma prima io vorrei fare un piccolo follow up per quanto riguarda il nostro video che è andato ieri su YouTube per quanto riguarda Jim Plotty, la terra pianta. Perché? Giusto stamattina quando mi sono svegliato, stavo andando a cazzeggiare come faccio tutte le mattine prima di alzarmi su Facebook e ho trovato la risposta a una delle cose che noi non avevamo capito quando il maestro Agostino spiegava. Vi ricordate quando Agostino diceva loro hanno fatto il test della bussola? Nel senso del parallelo si può fare, perché noi dimostreremo alla conferenza che la bussola ruota man mano che tu fai un passo nella mappa a terra piatta. Tu fai un passo e la bussola ruota di un piccolo grado, ne fai un altro, quindi in senso orizzontale tu farai un getto sulla terra piatta. Sì, questo non l'avevamo capito noi. Stamattina l'ho capito, perché mi sono visto un video che se lo trovo lo metto nella qua sopra, nella schedina, se lo trovo, perché ovviamente io l'ho visto stamattina alle 6 del mattino e ovviamente il pensiero di andarlo a salvare sul non ce l'avevo, scusate. Se lo ritrovo, card. Speriamo. Ho scoperto così il test della bussola. E quindi cos'è? Allora, secondo la loro teoria, se questo è il lago della bussola... No, quella è una bacchetta per mangiare cinese. Facciamo caso. La produzione è quello che ci dà. Ho capito, ma prendi un lago, cioè... Ma c'è, come vado a vedere questo lago? Prendi un lago grande. Allora, se questo è un ago della bussola... Mago. Secondo la loro teoria, se la Terra fosse sferica e punta verso il nord, poiché c'è una curvatura, l'ago non dovrebbe puntare verso nord in questa direzione, ma anche verso il basso. Se tu hai la terza media, come dichiari, è vero. Ma ci sono due cose da considerare. Punto 1, l'ago della bussola si muove su un solo piano, anziché due, a meno che quella dei cinesi che tu hai comprato, che tu dici di aver comprato quella dei cinesi, si muove in tutte le direzioni, forse manco il vero nord punta. Beh, no, se la segui, se perché lui diceva nel video, tu diceva nel video che la comanda dei cinesi. Vero. Ah, ma aspetta, ma forse tu l'hai vista nel video? Beh, lui la teneva così, mica l'ho vista. Perché forse ho capito che qual è, l'ho vista spesso, prendi la lancetta, oltre che muoversi così, ogni tanto si smovicchia così. Ma perché? Perché ma oscilla. Ma una vera bussola di quelli, diciamo, serie, di quelle che costano. Si muove su un solo piano, ma anche quando si muovesse su due piani, cioè orizzontale e verticale. No, quello non è da tenere in conto. No, quello è perché appunto... In ogni caso, una volta che dovesse muovere su due piani, il problema è che il lago in realtà non sta puntando il nord punto geografico, segue le linee di campo del campo elettromagnetico della Terra. La cosa che fa in c***o, sai cos'è? Che lui le ha disegnate sulla lavagna queste linee di campo. Cioè, la risposta era nel suo stesso video, nel suo stesso disegno. Che lui aveva sta grande lavagna, ha preso un pennello, ha fatto una sfera e poi ha fatto le linee di campo. E ha detto perché il lago della bussola non si piega. Perché... Ma l'hai disegnato tu. Ma gli mancavano quelle giuste nozioni per giungere alla conclusione, alla soluzione della sua domanda. Io posso capire che magari uno... Io posso dire che magari uno che ha la terza media, scusate che mi sono un po' triggerato, uno che ha la terza media magari alcune domande se le può porre e io sto proponendo una risposta, anche se io non sono un fisico, queste cose le ho fatte a fisica 2. Ok, tu non ce l'hai questa nozione, mi può stare bene che ti puoi delle domande. Hai disegnato le linee di campo, tu, col tuo pennarello, io basta, ho terminato ragazzi.